Salve a tutti senza luce, benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel ed oggi scopriremo chi è Marika l'Eterna. Come al solito questo video è offerto al nostro sponsor Aoea, un sito dal quale potete acquistare rune, materiali di gioco, armi, armature e chi più ne ha più ne metta, senza dimenticare che inserendo il codice sconto Top Games otterrete un ulteriore 3% sul vostro acquisto. Cosa aspettate di iscrivervi al canale, lasciare un bel like al video ed un commento qui sotto, senza dimenticare di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricheremo un nuovo video. La regina Marika l'Eterna è la sovrana regnante dell'Interregno, nonché contenitore dell'Elden Ring. I suoi figli sono dei semidei e portano con loro delle rune maggiori. Marika è originaria delle terre di Numen. Essa è un'empirea che è ascesa per diventare sovrana dell'Interregno con l'assistenza della volontà superiore. Marika è inoltre una metà maschile, Radagon. L'esatta natura della loro relazione non è chiara, ma mentre i due hanno corpi e volontà distinte, in realtà sono la stessa cosa. Come essere Empireo, le fu regalata un'ombra, il suo fratellastro, Malichet. Avendo raggiunto la divinità grazie al suo ruolo di contenitore dell'anello ancestrale, Marika prese un consorte, Godfrey, che divenne il primo Lord ancestrale. Desiderando un mondo libero dalla morte, essa rimosse la runa della morte dall'anello ancestrale e la diede in custodia al suo fratello Malichet. Agli albori dell'albero madre, tutto era opposto ad esso e all'ordine di Marika, ma con Godfrey a capo dei suoi eserciti, Marika perseverò e l'albero madre divenne l'incarnazione dell'ordine. Una di queste guerre fu condotta contro i giganti del fuoco, che vennero sconfitti quando Marika uccise il loro dio, considerato malvagio. Incapaci di estinguere la fiamma della rovina in cima alla montagna, una minaccia reale per l'albero madre, Marika maledisse l'ultimo dei giganti, costringendolo a prendersi cura della fiamma per sempre. Con l'albero madre ora ad un livello supremo, Marika e Godfrey hanno governato assieme ed hanno avuto almeno 3 figli, Godwin Laureo ed i gemelli Morgoth e Mog. Questi due però sono nati maledetti e dunque sono stati nascosti nelle profondità della capitale. Con il suo governo al sicuro, Marika annunciò la sua intenzione di esplorare le profondità dell'Ordine Aureo, dichiarando che i primi giorni della cieca credenza nella volontà superiore erano passati da molto tempo. Inoltre, Marika decise di bandire Godfrey ed i suoi parenti, dandogli però la guida della grazia, creando così i primi senza luce. La sua speranza era che essi diventassero più forti, combattendo in terra al di fuori del suo dominio, morendo e rinascendo, grazie alla guida della grazia. Dopo l'esilio di Godfrey dall'Interregno, Marika prese la sua metà maschile, Radagon, come marito, re e consorte. Radagon, d'altro canto, aveva già svariati figli, concepiti con Rennala, della famiglia reale cariana. Dopo questo fidanzamento tra Marika e Radagon, anche i figli di Radagon furono elevati allo status di semidei. I due, o per meglio dire le due metà, hanno avuto 2 gemelli, Malenia e Michella. I 2 gemelli sono nati Empirei, come Marika, dunque erano dei potenziali successori di Marika. Tuttavia, poiché i gemelli erano in verità figli di un'unica entità, entrambi nacquero maledetti. Malenia portava una malattia di putrefazione, mentre Michella portava la maledizione dell'infanzia eterna. Detto questo, direi che è giunto il momento di salutarci e per voi è giunto il momento, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un like per supportarci e commentare qui sotto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!